Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Il Comune di Montepulciano e la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, con l'organizzazione di Opera Civita, presentano la mostra Leonardo da Vinci Visions, che si articola in una duplice sede espositiva. Presso la fortezza sono ospitate le riproduzioni delle macchine di Leonardo, mentre presso il giardino di Poggiofanti è collocata una straordinaria ricostruzione in scala del monumento equestre in memoria di Francesco Sforza. Questa ricostruzione del gigantesco cavallo, alto oltre 7 metri, è caratterizzata dalla fedeltà ai disegni di Leonardo da Vinci e al processo di fusione da lui ideato. Realizzato in materiali compositi e struttura in acciaio, è alto 7,80 m per un'estensione totale di circa 10 m per 4, con un peso complessivo di 20.000 kg. Attraverso la ricostruzione del monumento equestre e ancor più con le riproduzioni delle macchine di Leonardo, si mette in evidenza come l'esperienza del fare e del costruire, secondo lo stesso Leonardo, è un momento fondamentale della crescita per ogni individuo. Ed è così che si ripercorrono il genio di Leonardo, le sue intuizioni e la sua attualità. Leonardo da Vinci Visions è il risultato dell'esperienza espositiva delle mostre Gli Ingegneri del Rinascimento del 1995, L'Automobile di Leonardo del 2004 e La Mente di Leonardo del 2006, ideate dal Museo Galileo di Firenze e curate dal suo direttore, dal professore fiorentino storico della scienza Paolo Galluzzi. Forse la cosa non è molto conosciuta, ma Leonardo è probabilmente passato da Montepulciano tra il 1502 e il 1503, quando era il seguito dell'armata del Cesare Borgia, il Valentino, impegnato in una campagna per creare uno Stato nell'Italia centrale. E ha anche disegnato in una sua carta lo skyline di Montepulciano. Poi le ragioni sono le stesse per cui Leonardo si allestisce in ogni angolo del mondo, l'universalità del suo genio. Leonardo parla a tutti in qualsiasi angolo del pianeta e le sue visioni, cito il titolo della mostra, sono tali da suscitare entusiasmo in chiunque vi ponga lo sguardo. Nella mostra si vedono 5 campi delle visioni di Leonardo: dare all'uomo la possibilità di sollevarsi da terra attraverso uno strumento meccanico,
compiere gesti teatrali sofisticati, un'altra ragione dell'interesse di Montepulciano, che è il centro di un grande teatro sperimentale, e Leonardo aveva fatto per primo sperimentazione delle macchine teatrali, rappresentando in maniera sorprendente per il pubblico degli effetti speciali sulla scena del teatro, appunto. E ancora la costruzione di un gigantesco monumento equestre in bronzo, il cavallo con il quale si intendeva celebrare la dinastia Sforza a Milano, dove Leonardo era ammirato, ben retribuito e considerato un genio già universale. Visions è un invito a esplorare il modo di pensare di Leonardo da Vinci e la sua concezione unitaria della conoscenza come sforzo di assimilare, con ardite sintesi teoriche e con geniali esperimenti, le leggi che governano tutte le meravigliose operazioni dell'uomo e della natura. Un modo per scoprire ancora una volta quell'uomo d'ingegno e dal talento universalmente riconosciuto che incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. La mostra presenta alcuni ambiziosi progetti di Leonardo che ben illustrano la sua attitudine a cimentarsi con temi di complessità inaudita. Sogno dell'uomo fin dai tempi più antichi, il volo prende forma nei suoi studi e nelle macchine da lui disegnate. Leonardo si misura anche con l'idea di conferire il movimento a oggetti inanimati. Il carro semovente e il leone meccanico sono eloquente testimonianza dei risultati dal potenziale fortemente innovativo che egli raggiunse. Infine, il progetto per la gigantesca statua equestre in bronzo in memoria di Francesco Sforza costituisce un'ulteriore prova dell'eccezionale intelligenza di Leonardo da Vinci e la sua tenacia con le quali affrontava le più audaci sfide tecnologiche e artistiche. Per noi investire in cultura è sempre stata una priorità, e essere riusciti a cogliere questa opportunità che poi Opera e la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte hanno messo a disposizione della città è stato veramente un piacere. Penso che quest'estate avremo due eventi importanti, oltre appunto questa, la mostra di Leonardo, abbiamo anche la mostra al museo sul 500 delle pitture, la pittura senese, e dico che probabilmente eventi di questo calibro se lo possono permettere forse pochi capoluoghi di provincia. Per una piccola città come la nostra è senz'altro un orgoglio, è senz'altro ribadire quanto la cultura sia fondamentale nello sviluppo, nella crescita di una comunità, ma anche poi nella crescita economica. Ecco, allora, abbiamo visto che tra l'altro la mostra ha interessato la nostra città dalla porta, diciamo, dalla prima porta di avvicinamento fino alla Piazza Grande e quindi alla fortezza. Per esempio il cavallo messo nel giardino di Poggiofanti è senz'altro un bellissimo richiamo, ha fatto parlare tantissimo di questa mostra cittadini e non, con curiosità, ognuno credo sia interrogato cercando di capire cosa significasse quel cavallo all'inizio, fin quando poi non è stato chiaro che c'era una mostra e c'era un collegamento. Credo che ha sviluppato anche una discussione importante nel paese, ha riportato l'attenzione anche tra i residenti, in quanto la cultura per noi sia veramente qualcosa di eccezionale. Ripeto, e non è solo come un motore di sviluppo economico, per noi la cultura da anni abbiamo sposato attraverso il progetto della Fondazione Cantiere d'Arte la crescita di una comunità, la cultura è veramente crescita della comunità poliziana, dopodiché attraverso la cultura si può anche sviluppare un modello economico e crescere. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.